Dopo tanti anni di servizio, il mio adorato microfono, il primo serio microfono che io mi sono comprato con i miei soldi guadagnati lavorando, mi ha abbandonato. Purtroppo mi ha abbandonato nel momento del bisogno, diciamo, nel momento in cui stavo iniziando la registrazione di una serie di video e purtroppo ha deciso di abbandonarmi. Questo non vuol dire che adesso questo microfono è merda perché ne compro un altro, ma vuol dire che è arrivato il suo tempo, è arrivato il momento di lasciarlo andare e cambiare. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Come da introduzione poc'anzi, il mio microfono, i Blue Yeti, mi ha abbandonato. Oggi invece è arrivato il nuovo microfono e credetemi, questo microfono è stata un'ardua scelta. È stata un'ardua scelta perché ho pensato: compro di nuovo un Blue Yeti o compro qualcosa di nuovo? Alla fine, nel pensarci, ci ha pensato la mia ragazza, ma adesso vi spiego il motivo. Passiamo all'apertura del pacco. Ecco fatto, pacco aperto. All'interno abbiamo trovato il Rode NT-USB, Versatile Studio Quality USB Microphone. Scritto anche in varie lingue, tra cui italiano, microfono USB versatile di qualità da studio. Ok, vediamo cosa troviamo all'interno. All'interno della scatola, che cosa abbiamo trovato? Beh, chiaramente abbiamo trovato il nuovo microfono della Rode con già messo davanti il filtro antipop. Questa è una cosa bella, che te lo mettano già incluso nel pacco invece che fartelo pagare quei 20, 30, 50 euro che possa essere un filtro antipop professionale, diciamo. Questo probabilmente è il suo e voglio ipotizzare che sia un filtro antipop di qualità. Nel caso, nell'armadio ho il mio. Già attaccato abbiamo l'attacco appunto per mettere su il treppiedi. Treppiedi che una volta montato lo fa apparire così. Sotto abbiamo una vite che probabilmente serve per ruotare il nostro microfono e la suddetta vite controlla anche il filtro antipop. Va che con la luce vedo attraverso il microfono. Qui sulla giunzione abbiamo un'altra vite ancora che serve per regolare l'angolazione. A differenza del Blue Yeti che aveva la manopla per il gain, ovvero la potenza con cui attirava i suoni, quindi si sentiva se un gain era maggiore un rumore più lontano, quello per selezionare il tipo di microfono, quindi solo davanti, solo dietro, da tutte e due, ambientale, e il volume delle cuffie. Qui abbiamo solo due manopole, tra cui una che mette in bilancio il volume del microfono da dove lo sentiamo, quindi dal computer o dal microfono, e il volume appunto delle cuffie. Poi abbiamo trovato un cavo che, guarda, in questo momento non ti so dire quanto è lungo, dovrei andarmelo a leggere, ma è veramente tanto. Voglio ipotizzare, visto quanto è, che sia quasi 6 metri di cavo. E questo è il suo attacco. Poi appunto abbiamo trovato il treppiedi nella scatola ed infine questa borsetta in pelle targata Rode, con al suo interno un adesivo con scritto I love Rode microphones e il libretto di istruzioni. Lo ipotizzavo che era qui perché sentivo qualcosa muoversi, con veramente
quasi 210 pagine di lingue di questo manuale. Vediamo dove sta l'italiano. L'italiano è a pagina 105. Questa borsetta molto figa al suo interno molto probabilmente terrà solamente il microfono, visto che se mettiamo il cavo tiene praticamente solo quello nello spazio. Ecco qua, anzi neanche, ci entra proprio a fatica il cavo. Quindi le dimensioni sono perfette per il microfono e probabilmente neanche il pop, nel caso voleste portarvelo in giro. Prima di leggervi il biglietto della mia ragazza che me l'ha fatto come regalo, proviamo il test audio. E questo biglietto ve lo leggo con appunto il microfono. Ora sono sul computer e ho appena fatto la prova audio per sentire io come mi sento, con le cuffie nuove tra l'altro, link in descrizione. E quella che state sentendo ora è la mia voce, prima con la videocamera e ora con il microfono. Ora, con questo microfono, voglio leggervi il biglietto. Un messaggio d'auguri. Amore mio, vorrei che tu continuassi a credere nei tuoi sogni e che ricordassi sempre quanto ti amo. Per me non esiste niente di più importante di te. Tua Deborah. Allora, prima di tutto, grazie amore mio, è stato un regalo veramente fantastico. Nel momento in cui si è rotto il microfono, ho visto distruggersi veramente qualcosa di non costoso, non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando a livello anche affettivo, perché quel microfono, questo microfono mi ha servito per davvero tanti anni, era un ottimo microfono e non disdegno nulla né l'averlo comprato né l'averlo utilizzato. Assolutamente questo microfono è perfetto, lo usano in tantissimi e ora ne capisco veramente il motivo. La qualità dell'audio è incredibile, le dimensioni sono molto ristrette rispetto a quello che era questo, perché per quanto mi piacesse era grosso, era enorme questo coso, cioè io averlo sempre qua davanti, e sì ragazzi, sto dicendo queste cose sapendo che sono compromettenti, avere questo coso enorme davanti alla faccia ogni volta veramente mi toglieva molta visuale. Questo è molto ristretto nelle dimensioni e averlo qua davanti, soprattutto il microfono in sé, ma anche il treppiedi che è molto molto piccolo, comunque ha un'ottima presa dell'audio e soprattutto non si vede ad altezza camera. Questo ogni volta dovevo cercare di nasconderlo o alzare la camera perché sennò si vedeva. E ora facciamo un po' di test audio. Questa è la mia voce all'incirca 10 cm di distanza. Questa è la mia voce all'incirca un metro di distanza. Questa è la mia voce quasi a 2 metri in angolazione, tra l'altro, di distanza. Questo sono io fuori campo che parlo, quasi quasi 3 metri, eh. E ora un po' di ASMR per fare un test. Probabilmente non sarei mai bravo a fare gli ASMR io. Questo microfono è sicuramente un microfono professionale e lo si denota da tante cose, tra cui la qualità dell'audio, ma anche dal prezzo. Questo microfono a prezzo intero costava 200 euro, scontato a 150. 150 che, senza togliere nulla assolutamente, è il prezzo base pieno del Blue Yeti, che quando l'ho comprato io era in sconto a Natale a 100 euro. Ma ovviamente non potevo aspettare Natale per fare altri video. Sicuramente un acquisto, ma soprattutto un regalo ben accetto, ma soprattutto ben voluto. Se volete comprarlo anche voi, link in descrizione. Quindi signori, vi ringrazio tutti, ma questa volta un grazie sentito di cuore soprattutto alla mia ragazza che mi ha fatto questo splendido regalo. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!